seme della primavera è nascosto nella coda dell'inverno. Così un bel giorno tutto rifiorì. Ma allo stesso tempo la famiglia Costa cominciava a preoccuparsi della nonna. È diventata molto vecchia e non si ricorda più di niente. Forse neanche del nome. Brutta cosa la vecchiaia. Ad essa non c'è nessun rimedio. Oh, Choppy, non hai per caso visto i miei occhiali? Ma nonna, scusa, li hai appena messi un minuto fa, li hai sul naso. Oh, signore, è vero, che brutto perdere la memoria. Ma che cos'hai, nonna? Hai cambiato l'acqua del bicchiere, Choppy? Sì, lo faccio sempre prima della siesta, perché l'acqua fresca piace molto alla mia balena, sai, la mia amica Giuseppina. Ho capito, sai, Choppy, il tesoro che ho io è molto meno complicato, non c'è neanche da cambiare l'acqua. Il tuo tesoro? E che cos'è? È il mio segreto. Mi sento proprio bene. Senti, Giuseppina, che cosa pensi che sia il segreto della nonna? Non lo so, perché come lei ha detto è un segreto. Ah, già. Maria, dove hai messo il mio album? Non lo trovo più. Non l'ho toccato, si trova al solito posto nella tua stanza. Grazie, cara, ho promesso a Isabella di mostrarglielo. È così buona quella ragazza. Poverina. Ah, la balena di Choppy sta bene. Tu sai che lui parla sempre con la sua amica Giuseppina. Ciao, nonna. La mamma comincia proprio a dimenticare tutto. La povera Isabella è morta nell'autunno scorso. Sì. Si fa proprio vecchia, povera mamma. Mi fa pena vederla così. E poi parla sempre di quella balena. Sì, caro. È proprio un gran dispiacere. Giuseppina, mi pare che la nonna non stia troppo bene ultimamente. Per quel che vedo, mi pare che sia troppo sola. Perché non stai un po' più con lei e le parli? Da quando passi tanto tempo con me, lei è molto trascurata, vero, Choppy? Hai ragione. E poi sono ansiosa di conoscere il suo segreto sul tesoro. Sì, anch'io. Nonna, mi dici qual è il tuo tesoro? Ah, è un grande segreto. Non lo dirò a nessuno. Davvero? Si tratta di una stella. Una stella, hai detto? Tu hai una stella? L'ho messa via e chiusa con la chiave. Oh. E che genere di stella? Una stella che sembra un bel giovane. Allora è il tuo amico? Certo, Choppy. E da quando lo conosci? Da tanti anni, da prima che tu nascessi. Le case avevano ancora stanze di servizio e vecchie macchine da cucire. Incredibile, nonna. È il mio unico tesoro. Come tu hai la tua balena Giuseppina che ti tiene compagnia. Oh. Forse non è quella giusta. Che cosa vuoi fare, Choppy? Cerco il segreto della nonna, ma non riesco ad aprire questa porta. E pensi che sia in quella stanza? La nonna ha parlato di una stanza degli attrezzi, di una macchina da cucire e di qualcosa che si chiude a chiave. Sarà questa. Stella della nonna. Io non credo sia una cosa che esista come dice lei. Ma allora che cosa significa una stella che sembra un bel giovane Giuseppina? Se si tratta di un amico, la storia è molto semplice. Ai, non viene. Perché non riesco? Mamma! Chi c'è? Dimmi, Rosy, cosa è successo?
Choppy sta facendo un gran disordine nella stanza degli attrezzi e parla da solo. Che cosa? Che cosa dici? Ma sei sicura? Sì, venite a vedere. Oh. Seguitemi, vi porto io. Choppy, cerchi qualcosa? Una stella, papà. Ma che sciocchezze, questo merita una punizione. Ti rinchiuderò da solo in una stanza buia. Oh, no! Usciremo tutti tranne la cuoca, così vedrai che cosa vuol dire essere solo. Imparerai a comportarti bene, hai capito, Choppy? Non si deve preoccupare, signor Costa. Se prova a scappare, lo riprendo io. Non ti voglio più bene. Che cosa dici, Choppy? Tu starai qui! No, no, non voglio stare qui, aprite, aprite! Io non ho nessuna paura e poi non sono mai solo da quando ho sempre vicino Giuseppina. Giuseppina? Non fare scherzi con me. Ehi, Choppy, non ti pare di aver esagerato un po'? Ma tu non vuoi forse conoscere il segreto della nonna? Sì, mi interessa molto. Allora potremo cercarlo nella stanza della nonna quando tutti saranno usciti. Piano, eh? Sì, piano piano. Ma vorrai poter uscire di qui? Non è necessario. Eh? Ti porto direttamente nella stanza della nonna. Non ci sono problemi. Scherzi? No. Questa stanza confina con quella della nonna. Basterà passare il muro e ci troveremo dentro il suo armadio. Veramente? Ma prima devo trasformarmi e diventare più grande. Altrimenti non posso portarti, Choppy. Ciao, fatti grande, balena! Sali! Adesso andiamo. Abbi un po' di pazienza, perché forse sarà un po' difficile trovare subito la strada segreta. Vai! Si parte! Ah. Che meraviglia! Abbiamo passato il muro! Sono proprio delle stelle vere. Che bello! Mi spiace, ho sbagliato strada. Non siamo entrati nell'armadio della nonna, ma siamo arrivati nel mondo cosmico. Va bene lo stesso, esploriamo questo mondo. Forse riusciremo a trovare il segreto della nonna. Forza, Giuseppina, vai! Tutte le stelle si mostrano nelle più belle costellazioni per salutarci. Oh.
tesoro della nonna. Questa è la stella polare, Choppy. Non c'è nessun motivo, Choppy. Una volta ero una bella donna. Oh? Una volta era una donna. Che piacere vederti, Giuseppina. Spero di non aver spaventato il ragazzo. Come stai, caro? State facendo una passeggiata? Conosci per caso la stella segreta? Stiamo cercando una stella che sembra un bel giovane. Prima di arrivare quassù mio figlio era un giovane valoroso. Aveva tante amicizie sulla terra. Mamma, mi hai chiamato? Questo ragazzo ti vuol fare una domanda. Conosci la mia nonna? Si chiama Costa. Costa? Costa? Sì, molto tempo fa. Quando ero un uomo, mi pare, ma non sono sicuro. Forse non è lui. Ci sono tante altre stelle come me. Puoi chiedere a loro. Troverai senz'altro quella giusta. Continua la tua ricerca. Proviamo, Giorgio. Va bene. Aiuto! Aiuto! Degli amici anche fra le stelle? Sì, anche tu potrai fare amicizia con loro quando sarai più grande, leggendo la storia antica, greca e romana. Oh, che cosa c'è, Giuseppina? Stiamo per incontrare un vero mascalzone. Sì, voi due, ho l'impressione che stiate cercando qualcosa. Senti, balena, puoi chiedermi quello che vuoi. E sai tutto? Certo, certo. Choppy, non chiederle niente. Non conosci per caso la stella della mia nonna, cara Cornacchia? Ah, della tua nonna? Ah già, è l'ultima là in fondo. E sembra un bel giovane. Ah sì, è proprio bello. Andiamoci, Giuseppina. No, io no. Ma perché? Non c'è sulla terra un essere simile. Non la si può mai ascoltare perché sa solo raccontare bugie. È un vero pericolo, credimi, Choppy. Sono dei pregiudizi, balena. Adesso sono completamente cambiata, mi chiamano l'onesta. Andiamo, Giuseppina. Sarà comunque necessario cominciare da una parte, no? Se proprio insisti, andiamo pure. Ma stiamo attenti, però. Auguri, buon viaggio, amici. Grazie, Cornacchia. Di niente, di niente. Ho sete e niente da bere, il solo piacere qui a raccontare delle bugie, ma che destino! Siamo andati troppo a est, Choppy. Ma qui non c'è nessuno. Io ci sono. Voi due non mi piacete, ma mi devo accontentare. È troppo tempo che la Cornacchia non mi manda una preda. Tieniti forte. Sì, sono Cronos. Tornatevene a casa. Ci sono tanti pericoli nell'universo. Tanti pericoli, ma anche molti piaceri.
Ma noi abbiamo perso la strada e non sappiamo proprio come fare. Non vi preoccupate, sono il dio del tempo. Entrate qui nel mio petto e tornerete da dove siete venuti. Farete un viaggio indietro attraverso il tempo e lo spazio. Grazie, Cronos. Mille grazie. Spicciatevi! Vieni pure, Hydra. Con me puoi batterti quanto vuoi. Andiamo! Ma è la stanza della nonna! È un po' strano viaggiare nell'universo, vero? Sono certo che avremmo trovato la stella segreta della nonna se l'Idra non ci avesse disturbato. Non devi credere alla cornacchia. Ho capito. Vuoi dire che non sapeva dov'era? Certo. E poi io penso che il segreto della nonna ci deve essere molto vicino. Dove, per esempio? Aspetta, per esempio... Per esempio, potrebbe essere in questa stanza. Allora pensi che la chiave dovrebbe essere qui? Sì, magari in quella busta. Bisogna aprirla subito. A questa la prendiamo sempre quando andiamo alle Scorial d'estate. Che male. Ma che cosa è successo? Guarda, quanta roba. Occhiali. Guarda. Choppy. E poi denaro, delle foto, un rosario, cipria, rossetto. Oh, che buffo. Fammi vedere. Oh, sono io, che buffo. Così va bene, eh? Niente male. Che fai? Questa deve essere la chiave. È la chiave dei cassetti. Adesso con questa possiamo trovare il segreto della nonna. Oh, che bella scatola. Vediamo che cosa c'è dentro. Forza, apriamo. Oh. È tutto qui. È un pezzo di giornale. E che cosa dice? Metti quella stella nella tua testa e chiudila dentro. È un tesoro. Allora questa sarebbe la stella tesoro di un bel giovane. Ma questa è una pubblicità di un tessuto per camicia. Oh, povera nonna. Deve essere proprio rimbambita, perché questo non è certamente un tesoro. Chissà, forse lo è. Eh? Probabilmente era un grande amico della nonna. Può essere che li ricordi dei momenti felici di quando era giovane, non ti pare? Ma sicuro? Penso che tu abbia ragione, Giuseppina. Sì, e adesso ciò che rimettiamo tutto a posto, perché è ora di tornare nella stanza della punizione. Nessuno deve sapere cosa abbiamo fatto. Sì, certo. Nonna. Choppy. Nonna. Posso uscire, nonna, adesso? Sì, ma prima devi chiedere scusa al tuo papà. D'accordo, lo farò. Non ti sei sentito solo, Choppy? Sai, io ho la mia balena. Già, è lo stesso per me, perché io ho la mia stella. Abbiamo un tesoro ciascuno. Sì, due veri tesori. Ci vuole veramente così poco per non sentirsi soli.